Quando abbiamo molto contenuto all'interno della pagina, quello che facciamo solitamente è creare dei link interni. Creo una template base HTML5, creo un elemento H3, faccio H3, sezione 1, creo un paragrafo e scriviamo all'interno un bel po' di testo, facciamo lorem per 5, tab, creiamo una sezione 2, quindi andiamo in fondo alla pagina, creiamo un elemento H3, sezione 2 e creiamo un paragrafo scrivendo all'interno lorem ipsum eccetera eccetera. Perfetto, salviamo, aggiorniamo la pagina, vediamo che dobbiamo scorrere, quindi se vogliamo scorrere da questo punto alla sezione 2 possiamo creare un link interno, quindi andiamo subito dopo l'apertura dell'elemento body e creiamo un elemento A, con href mettiamo sezione 2, come href mettiamo sezione 2 e scriviamo vai alla sezione 2, ma andiamo alla sezione 2 e aggiungiamo un elemento A, facciamo name sezione 2. Se sentite la ventola, il mio Mac sta andando a fuoco, ma non c'è problema. Comunque aggiorniamo la pagina. Perfetto, vediamo se funziona. Se clicchiamo sul link, vai alla sezione 2, vediamo che abbiamo un effetto, diciamo, non moderno. Abbiamo uno scatto repentino da una sezione ad un'altra. Nel caso in cui vogliamo che questo passaggio abbia un aspetto più moderno, possiamo aggiungere una semplice proprietà CSS. Quindi facciamo style e invio, utilizziamo per quanto riguarda l'elemento HTML la proprietà scroll behavior e come valore assegniamo smooth. Perfetto, salviamo, aggiorniamo la pagina, riproviamo a cliccare, vai alla sezione 2. Perfetto, vediamo che abbiamo un effetto migliore, ma aggiungiamo anche per quanto riguarda la prima sezione a name sezione 1. E facciamo prima della sezione 2, aggiungiamo un elemento a href sezione 1, vai alla sezione 1. Perfetto, salviamo, aggiorniamo la pagina. Clicchiamo su vai alla sezione 1, eravamo alla sezione 2, torniamo all'inizio, aggiorniamo la pagina, clicchiamo su vai alla sezione 2, perfetto, siamo alla sezione 2, ora se clicchiamo vai alla sezione 1, ritorniamo correttamente alla sezione 1. Quindi abbiamo adesso un effetto già molto più gradevole di passaggio da una parte della pagina ad un'altra.